Here comes. Giorno 2, il piede va molto meglio, mi sa che ce la si fa. Passeggiatina notturna con la Olight per un 2. Sì, ma ho scambiato per lo metto delle torce. Per le caratteristiche ti rimando al link in descrizione, ci basta solo sapere che in modalità medio-alta ci dura 18 ore. Un attimo provare quest'ultima torcia dell'Olight, ma guarda che già al minimo fa una luce eccellente, ragazzi, veramente. E al minimo ti dura quanto? 36 ore, cos'era? Ti dura giorni. Wow, nel frattempo è arrivato un altro Blu Yeti, Maria Vergine! Le Blu Yeti, per chi non sa, sono delle batterie a litio portatili con inverter integrato, ok? Quindi ti possono dare la presa della corrente. Cosa significa? Sì, esatto, bravo, che se sei in macchina puoi ricaricarti l'e-bike con questo. Questa è anche la ricarica wireless. Ok, il tutto funziona, c'è una media di consumo di 110 watt in uscita, stiamo parlando di un Xbox One con un monitor da 28 pollici. No, perché queste secondo me sono le cose importanti, fondamentali e utili nella vita, insomma. Perché io sto con Aristotele. Aristotele, guarda sto qua che mi viene addosso. Aristotele diceva che la cosa importante nella vita è l'essere felici, no? La natura ci ha dato questa cosa che è il rilascio di dopamina, che comunque, vabbè, chiama la felicità, ok? Quindi è chiaro che il Blu Yeti ora, in questo momento, serve a quello. Giorno 3. La caviglia è ancora molto gonfia, ma ce la faremo. Ma no, ce la faremo quello del Covid. Non ce la faremo. Che sul serio ce la faremo. Salta su Ingo Pro. Eccola, si vede? Boom, via! La salita è parecchio impegnativa. In ogni caso, guarda, sono ai, cos'è? 13,3 all'ora, 13,4, 13,5. Mi senti che non sto ansimando, ok? E quindi il motore, nonostante sia 250 watt, spinge veramente molto bene. Continuiamo ad essere sui 15 all'ora di media. La gente che mi sorpassa in macchina mi guarda un po' stranita, dice ah, quello con la graziella. Attenzione, questo può essere utile a tutti. Le batterie a litio ti rendono molto di più quando, diciamo, te la traduco proprio in parole povere, quando continuano il loro lavoro. Tipo ora noi stiamo andando in bici, consumeremo molto meno continuando a pedalare rispetto a una passeggiata con tante soste. Questo non tanto perché, come brillantemente puoi dedurre, dopo la sosta c'è la ripartenza, non tanto quello. Quando le batterie al litio si, diciamo, raffreddano, ok, hanno bisogno di un bel po' di energia per ritornare al loro stato di perfetta funzionalità, di caldo, un po' come le lampadine a risparmio energetico di una volta, hai capito? Più o meno, quello è il funzionamento. Primo test, attenzione, importantissimo, è una city bike compatta, ok? Mi raccomando, pesa 13 kg, 14 kg, quindi attenzione. Premesso questo, il primo test sarà con il massimo livello di assistenza in salite parecchio impegnative oltre il 10%. Passo San Osvaldo. Sì, io sono quello che l'aveva fatto con la graziella. Non ci avrei assolutamente scommesso che ce l'avrebbe fatta a fare questa salita, perché la conosco questa salita, l'ho fatta tante volte con la bici da enduro, quindi so che è molto impegnativa, me la ricordo. Eppure guarda, sono ai 13-14 all'ora, 14 all'ora, 14-1. E puoi sentire dal mio fiato che sto andando avanti tranquillamente, insomma, guarda che roba. I ciclisti che passano con la testa bassa vedendo passare una graziella in salita, 18,5 km orari in salita. In discesa, ma anche in pianura, direi che veramente non ha freno motore, cioè vai veramente bene, te la godi veramente. Buoni freni a disco, doppio freno a disco. Il punto è che questa bicicletta costa tanto quanto il mio kit di freni della bici da enduro, e capisci perché sono veramente sconvolto da quello che riesce a darti, ma anche la spinta è pazzesca. La media di velocità che ho sempre avuto, spero che si senta perché c'è vento, in pianura, diciamo, è sempre stata dei 23-24 km orari. No, attenzione, ci tenevo a dire che questo è un test doppio, in quanto sì, stiamo testando l'assistenza massima,
Ti dico, io sono rimasto veramente sbalordito, non sono di parte, anche perché ti anticipo, magari non tutti sanno, che quando mi arrivano porcate da recensire le mando indietro, perché mi secca far brutta figura e rovinare delle aziende, perché comunque c'è gente che ci lavora. Quindi se già stai vedendo questo video, significa che il prodotto è valido. In ogni caso, sarò breve e sarò grave, dobbiamo testare questa bici che ricordo è una city bike ultra compatta nella condizione più estrema, ossia salita ripidissima, un ciccione a bordo con la massima assistenza. La massima assistenza di solito non si dovrebbe usare mai nelle e-bike, per capirci. Noi siamo partiti con la massima assistenza e ritorneremo con la massima assistenza. Una cosa, ai futuri acquirenti consiglierei un ulteriore accessorio, che è una specie di cestino dietro, non cestino, di porta oggetti dietro, dove tu puoi metterti tipo la macchina fotografica o la roba da picnic, eccetera, e goderti veramente questi, diciamo, viaggi esplorativi con questa bicicletta. Quindi fatica quasi zero, tanti chilometri, ma soprattutto anche, insomma, portarti dietro un po' di roba, perché insomma, anche io adesso con la macchina fotografica, lasciamelo dire, è tanta roba adesso fare una fotografia a questo paesaggio qua, hai capito? A te piacciono sti camper, grandi come un camion e con l'abilità di un bagno di un Mageo 260. Vedi perché ho voluto fare questa prova? Perché questa bicicletta della Linky è nata e è stata concepita come una city bike, ossia, te lo traduco, come uno strumento di utilizzo, quasi uno strumento di lavoro. Difatti serve per spostarsi nella città, per andare a lavorare e via discorrendo. Ma io mi dico, dove sta scritto? Cioè, cosa vieta a questo giocattolo di regalarmi queste esperienze fantastiche? Cosa glielo vieta? Niente, abbiamo visto, niente. Rispetto per il luogo, però, ragazzi, accidenti, non ci credo. Siamo arrivati fino alla diga del Vajont. Abbiamo fatto l'anello da Cimunais, l'anello del lago. Incredibile. Vabbè. La Ash o Ush, dipende da come ti vuoi chiamarla, casomai fai un giorno Ash, un giorno Ush, così è un risparmio del 50%, è, lo ricordo per l'ennesima volta, una city bike ultra compatta. Salto qua, salto. Prossimo step, bike park con una city bike ultra compatta. Che figata! Rimango sempre a bocca aperta a vedere questi posti in primavera e che dopo ti vieni dentro i moscati. Ecco, vedi, qui sì che serviva la torcia dell'Low Light. Siamo altissimi, eh? Noi avevamo fatto quella strada lì e abbiamo fatto tutto il giro della montagna, abbiamo fatto tutto l'anello del lago, siamo andati nella diga del Vajont. Quindi rendiamoci conto di che cacchio ci ha regalato questa bici. Un motorino, ragazzi. Porco cane, mi sono dimenticato di fare le conclusioni. Ok, tacci, va che l'app era ancora aperta. Allora, abbiamo fatto 25,7 km in condizioni di salite parecchio impegnative. Quindi io direi veramente molto, molto bene. Ecco, un'altra cosa. E quello che volevo dire è che, vedi, è bello anche far provare le cose agli altri e sentire le opinioni. Qua credo che Marcus Caldonius abbia provato la modalità cruiser, che è una Ma no, siamo in piedi, figata! possiamo ancora fare così anche. No, scusate ragazzi, per carità, so che sono un bambino, però veramente sono andato col motorino, ho fatto Lo 10 km, so se puoi bellissimo. dirlo, Hai provato una volta solo un'e-bike, però insomma era un'e-bike da 6.000 euro, magari te non lo sapevi, ma quelle che abbiamo so provato a che ha noleggio parlato, costava 6.000 euro nuova di listino. figata, figata, cioè non te ne rendi neanche conto e non te ne rendi. In teoria dovrebbe avere il motore la metà potente di quella che hai provato tu, perché questo è un Poi, ma 250 watt. è Sì, adesso leggerissimo. devo riguardare le caratteristiche, però mi pare che era 13 kg, non so se 13 o 14, comunque è una vergogna in senso positivo che non pesa un cazzo, quindi boh, Italia, continuiamo altri test, però boh, per il momento è una figata. Aspetta, approfitto di Marco che mi ha ricordato sta roba che non l'avevo detta. Effettivamente anche con il motore completamente spento, la fatica di pedalata è identica a quella di una Sì, city è normale. bike, è un pizzico, esatto, cioè veramente
Ha sconvolto. Dopo, per carità, come tutte le cose, bisogna provarla. Cioè, o ti fidi di uno perché lo conosci, se no le provi le cose, dici, cazzo, è vero, pompa, pesta, hai capito, tutte quelle cose lì. Ciao, io sono quello che ha attaccato il Blue Yeti alla City Bike. Ok, funziona, si può fare. Adesso siamo qua in carica. Un messaggio per quelli che non credono che si può fare di tutto. Riparazioni Uno va di qua, zanzariere. uno va di là. Degustazioni popcorn. Ti anticipo gli oscuranti personalizzati che fa la Marilena di qualsiasi colore, forma, eccetera, eccetera, ma ne parleremo bene più avanti, faremo un video dedicato. Che aveva detto quella cosa che è inutile che una cosa sia bella se non hai qualcuno con cui condividerla. Non mi ricordo il nome. Micio, hai detto il CP che sta moda dei gatti che entrano dentro in camper deve finire. Tu capisci? No, fate un su pulmino. Nella prova di oggi, primo ti curi la maglietta che è bellissima. Proveremo il comfort di guida dopo decine di chilometri di fuoristrada. Ecco, saluto da Renzo, il nostro spacciatore ufficiale del bici a noleggio. Pronti? Partenza! Via! Facciamo anche il crash test del Blue Yeti, eh? Nel semplice sterrato, strade bianche, direi che non c'è nessun problema, in quanto pur non essendo ammortizzata, la sella è parecchio morbida e le manopoline qui sono in gomma piuma. Yuri, cos'è quella cosa di blu dietro che hai? Blue power! Cioè, ma messo così? Ma Che sta sembra. cadendo, no? Sei veramente un singano, eh? Autonomia quasi limitata, 5 più, 5 più, 5 plus. Dai che è venerdì! Dai! Dai Italia, chiudo qui la prova del comfort in fuoristrada. In quanto sì, ok, può essere confortevole, volevo fare un qualcosina di più, un po' di cazzatine, percorsi un po' più fuori strada della strada bianca qua, però il Blue Yeti è dietro, quindi giustamente insomma c'è del peso che sbatte. Cioè, è bellissimo essere riusciti a fare questa giornata che non è assolutamente finita. Cioè, loro con le e-bike da enduro e io con la City Bike. City Bike. È bellissima sta storia, cioè vedi, alla fine è una City Bike ma non lo sa, cioè sei tu che la convinci che è una City Bike, in realtà puoi usarla anche come mountain bike. Questa veramente era solo una riflessione filosofica, eh. Dai che venerdì! Io credo che i più attenti avranno capito che non sono di parte, cioè esperienze del genere regalate in queste maniere, voglio dire, è ovvio che non posso non dire che secondo me questa è la bici perfetta da tenere in camper, perché è leggerissima, è piccola, comunque poi sterrato e cazzatine te le fai tranquillamente e ha un'autonomia che effettivamente non credevo ragazzi. Ovviamente per autonomia non mi sto riferendo a questo giro te lo scordi, in questo giro vabbè, gli abbiamo messo il trucchetto dietro. Vai che è venerdì! Sto per cadere io, cazzo! Supera Francesco! Occhio a sinistra! Passo a destra! Yuhu! Oh! Amo questa dannatissima bici! Sino che supera Francesco! Na 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 na!
Ragazzi, chiudo qui la puntata e... al me stesso poppante, sarebbe orgoglioso di come sono da grande, alle lucine nei pedali, gli specchietti cromati e c'ha pure la radio a pannelli solari. Non sono il tossico pentito in scimmia per il fitness, infatti nel portabottiglie ho